La cosa sta andando un po' per le lunghe perché stiamo cercando di creare i presupposti per allargare di altri 50 centimetri diciamo, la larghezza stradale, per poter poi in proiezione con un confronto dialettico costruttivo con tutti i commercianti della zona, ma in generale con l'opinione pubblica, per valutare e verificare che tipo di mobilità vogliamo intraprendere, anche perché in una fase così particolare come quella che stiamo attraversando, ripensare al nostro paese, anche cercando di battere, tra virgolette, piste diverse, penso che sia una cosa opportuna, o quantomeno alimentare una dialettica su questi temi. Per cui, per questo, diciamo, in questi giorni, si stanno riscontrando la presenza di questi lavori. Chiaramente, invito gli amici operatori della zona a essere pazienti, capisco il sacrificio e capisco anche le preoccupazioni che anche l'altra mattina in delegazione sono venute a rappresentarmi presso la casa comunale, però dico, c'è un piccolo sacrificio da affrontare per poter poi avere una strada che risulterà essere più sicura, una strada sicuramente migliore che si prospetterà in maniera estetica, in maniera più proficua nei confronti agli occhi di coloro che decideranno di venirci a trovare. Quindi è un sacrificio che sottende poi a un miglioramento del centro e a una dialettica che penso che possa potenzialmente essere fuorire di ulteriori cose positive.